Ciao a tutti ragazzi, io sono Suriv e benvenuti in questo quinto episodio della Surivcraft. Nello scorso episodio abbiamo trovato tanti materiali, tra cui i diamanti, il ferro, le redstone. Quindi adesso possiamo iniziare a fare la farm di grano. Inizio a fare la farm di grano, direi di farla in questa zona qua e inizio a liberare un po' la zona. Un metodo facile per liberare la zona da questa erba è usare l'acqua. Con l'acqua si libera più facilmente invece di romper la mano. Quindi libero la zona, mi sono craftato un hopper, 8 pistoni del grano, dei semi, cioè. E inizierò qui a fare la prima farm automatica, semi-automatica di grano. Iniziamo facendo un 8x8 di terreno seminabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con l'acqua ai lati. Dato che l'acqua arriva fino a una lunghezza di 8 blocchi, la mettiamo qua in modo che arrivi fino a qua. Come vedete, questo blocco non ci arriva l'acqua. Quindi in questo modo tutta questa zona verrà idratata e facciamo 8x8 di questa zona qua. Anche dall'altra parte naturalmente ci vuole l'acqua, quindi potremmo fare l'acqua idrata fino a 4, quindi 4, questi 4 verranno idratati da quell'acqua lì, mentre per questi 4 qua dovremmo mettere l'acqua lungo questa zona qua. Intanto che è notte vado a dormire e riprendo di giorno. Dopo aver messo l'acqua ai lati per idratare questi pezzi di terra, anche da questa parte, quindi tutta questa 8x8 verrà idratato, mettiamo dei pistoni in questo punto qua. Questi pistoni serviranno poi dopo essere azionati, si abbasseranno, faranno cadere dell'acqua. L'acqua andrà a rompere tutto il grano e il grano si raccoglierà in questo punto qua. Da questo punto potremo fare un'altra stream di acqua che andrà a finire in un hopper. E poi in una cesta, così tutto il grano verrà raccolto in automatico. Noi dovremmo solo prendere i semi e ripiantarli. Intanto ho messo anche della coccia della stone perché ci serviranno dei repeater che si fanno con la stone per azionare i pistoni. Di repeater ce ne serviranno solo 4, poiché potremmo alternarli con un repeater, uno no, un repeater, uno no, fino alla fine. Il segnale di redstone gli arriverà tramite una leva che sarà posizionata qui davanti e azionando quella leva questi pistoni si abbasseranno e lasceranno scorrere l'acqua che andrà a togliere tutto il grano. Ok, ho craftato il repeater e ho preso del vetro per metterlo in tutto intorno qua. Il vetro serve per contenere l'acqua che sarà posizionata qui dentro. Quando i pistoni saranno su, l'acqua rimarrà ferma, mentre i pistoni scenderanno, l'acqua scorrerà da quella direzione. Ho messo anche del vetro di qua per non farla andare indietro. E adesso facciamo il circuito di redstone. Prendiamo i repeater e della redstone, mettiamo i repeater in questo modo alternati e il resto lo mettiamo con la redstone. Facciamo una striscia di redstone che collega tutti, in modo che il segnale arrivi a tutti. Il segnale di redstone arriverà a questo blocco, sia tramite un repeater o direttamente tramite la redstone. Questo blocco en si energizzerà e farà aprire il pistone. Il segnale di redstone lo portiamo davanti alla nostra farm, in modo da poter azionare la leva da stando davanti. Ok, porteremo il segnale fino a qua, intanto vado a prendere altra redstone e già che è notte faccio anche una dormita. Ok, ho preso altra redstone e ho fatto il circuito di redstone fino lì davanti. Adesso dovremo solo vedere se ci basta l'energia data dalla leva che c'era lì fino ad arrivare fino in fondo, oppure dovremmo metterci un repeater in mezzo. La leva la vorrei mettere su un blocco, su questo slab qua, solo per estetica. Come farà a dare energia? Una leva che è qui sopra dà energia al blocco sotto, quindi quel redstone si energizzerà e darà energia dappertutto. Quindi ci craftiamo una leva e proviamo subito il meccanismo se funziona. Non ho cobblestone. Per evitare di tornare indietro faccio così e mi prendo un blocco di cobblestone e faccio subito una leva. Mettiamo la leva e vediamo se arriva fino al fondo il segnale. Ok, mettendo uno singolo slab non funziona, quindi il blocco deve essere intero per dare energia sotto. In questo modo il blocco è attaccato alla redstone sotto e dà energia, ma non penso che arrivi fino alla fine, infatti si blocca qua. Qui ci metteremo un bel ripetitore, però aspetto a collegare il tutto. Poiché, anzi, potrei già collegarlo e mettere l'acqua successivamente. Ecco, come vedete, i pistoni si sono alzati e tutta l'acqua in questo caso sarebbe stata raccolta lì in alto. Disattivando la leva, tutti i pistoni scendono. Ricopro tutto il circuito di redstone con la terra e poi non ci resta solo che piantare e aggiungere l'acqua al sistema. Aziono la leva per poter portare i pistoni in alto e poterci mettere dentro l'acqua. Mettiamo l'acqua qui. L'acqua arriva fino in fondo, però per essere più sicuro, io lo voglio mettere dappertutto, in modo che sia anche ferma. La mettiamo di qua. Cerchiamo di salire sopra per facilitare le cose. Ok, perfetto, la mettiamo di qua così creiamo l'acqua infinita di qua e così via fino all'ultimo. Adesso l'acqua è ferma e facendo azionare la leva l'acqua dovrebbe scorrere
fino a qui. Ecco qui, ho messo qua gli slab in parte per evitare che gli drop cadano di là. In questo modo però questa linea viene annullata, quindi penso che da qui dovremmo far partire l'altro stream di acqua per raccogliere. Quindi questa terra qua potremmo anche toglierla e utilizzare già questa fonte d'acqua come stream d'acqua e far arrivare tutti gli drop qua in mezzo. Come vedete la dirt è arrivata fino a qua. Qui ci metterò un hopper con una chest e andrà a finire tutto lì dentro. Rispingo la leva per far tornare su i pistoni e chiudere l'acqua. Questa qua rimarrà ma non ci dà nessun problema, anche se non è il centro, meglio fare così. Così è proprio il centro e anche se mettiamo due hopper, ma almeno è più estetico. Vado a prendere i semi, il grano, piantiamo tutto e vediamo se tutto funziona. Questa farm direi di comunque di lasciarla qui lo stesso, ma prendiamo solo un po' di carote e un po' di grano da piantare là. Prendiamo queste 4 carote, ho preso dagli stack e 52 da quella chest lì. Questo grano penso di lasciarlo qua e andiamo a piantare tutto lì. Ho piantato le 4 carote e il resto con i semi del grano. Mi faccio un altro hopper per mettere due hopper lì in mezzo, e le due chest ce le ho, due hopper. Posiziono qui i due hopper puntandoli verso di là e qui ci andrà la chest. Per evitare che l'acqua arrivi fino a sopra le chest metterò dei cartelli qui e qui in modo da evitare che le chest siano coperte dall'acqua, anche se in questo modo posso già aprirle e se ci butto qualcosa arriverà negli hopper che la porteranno nelle chest. Ecco qui i cartelli, li posizioniamo qua e di qua, così l'acqua non arriverà fino alla cesta ma noi potremmo comunque accedervi. In questo modo possiamo accedere alla cesta a tutti gli oggetti che verranno droppati dalla farm semiautomatica. Ok, la farm è perfettamente funzionante, quindi basta solo aspettare che cresca, premere la leva e tutto il grano verrà a finire in questa cesta. Direi di finire qui questo episodio, io come sempre sono Suriv, scrivete nei commenti se avete altre idee, altri progetti, io cercherò di farli in questa serie. In questo episodio della farm automatica di grano ditemi cosa ne pensate o come abbellire questa farm. Io vi saluto, ciao a tutti!